Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: colui che viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla della terra. Colui che viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi però ne accetta la testimonianza certifica che Dio è veritiero. Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui. Il testo evangelico proposto oggi dalla liturgia ci pone di fronte al mistero della persona di Gesù. Egli, svelandoci la sua identità, rivela il destino che ci attende. Gesù viene dall'alto e attesta ciò che ha visto e udito. San Giovanni conclude il prologo scrivendo: Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. L'invisibile volto di Dio si rende visibile nel volto di Gesù, poiché fin dal principio il Figlio è esistito insieme al Padre e allo Spirito Santo. Il seno del Padre è anche la meta del nostro pellegrinaggio terreno. Gesù, infatti, si è immerso nella storia per ricordarci che tutti noi siamo stati creati per il cielo, ossia per vivere una profonda relazione di comunione con Dio, per essere immersi nella pienezza del suo amore, per godere di quella beatitudine, di quella gioia e di quella pace che non conosceranno più tramonto. Come non ricordare, a tal proposito, le celebri parole di Sant'Agostino: Tu ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. Il Figlio di Dio, assumendo la nostra carne, è venuto per annunciarci questo destino meraviglioso. Eppure, tutti noi viviamo la fatica a staccarci dalla terra. Spesso releghiamo la felicità nell'ambito delle semplici gratificazioni umane, concentrandoci così, quasi esclusivamente, sulla vita terrena, dimenticando quell'aspirazione all'eternità e all'amicizia con Dio, dalla quale scaturisce la felicità piena e duratura. Gesù, quindi, è venuto nel mondo per raccontarci il mistero del Padre, un mistero che si può riassumere in una parola: amore. Il Padre ama il Figlio fin dall'eternità e opera in lui. Il Padre ama il Figlio, inviandolo nel mondo con un potere simile al suo, perché egli doni la vita agli uomini e manifesti la sua infinita misericordia. Di fronte alla sovrabbondanza di doni, l'uomo è posto davanti a una scelta: optare per la fede o per l'incredulità. Questa è la scelta che ogni giorno ci interpella. Infatti, la fede non è un atto che si pone una volta per tutte, ma è un percorso nel quale si rendono presenti prove e difficoltà. Chiediamo il dono dello Spirito Santo affinché illumini il nostro cammino, soprattutto quando sopraggiungono momenti di oscurità e di tentazione. Lo Spirito ci aiuti a vedere nelle prove della vita delle opportunità per attuare scelte importanti nella fede e per crescere nella speranza di poter raggiungere colui che ci ha creati e che per noi Lo Spirito ci aiuti a vedere nelle prove della vita delle opportunità per attuare scelte importanti nella fede e per crescere nella speranza di poter raggiungere colui che ci ha creati e che è per noi il vero e sommo bene.
benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. Ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Venite, figli, ascoltatemi. Vi insegnerò il timore del Signore. C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. La malizia uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in Lui si rifugia non sarà condannato.